Gesù guarisce anche oggi. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo il Vangelo di oggi che è Marco 1, 29, 39. In quel tempo Gesù, uscito dalla sinagoga, andò subito nella casa di Simone e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola per mano. La febbre la lasciò ed ella li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, li portavano tutti i malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni, ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Al mattino presto si alzò, quando ancora era buio, e uscito si ritirò in un luogo deserto e la pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni. Amen. Cari amici, oggi, sempre in questo primo capitolo del Vangelo secondo Marco, troviamo un Gesù esperienziale, un Gesù vivo, un Gesù che manifesta sentimenti di umanità, di amore, di misericordia, di affetto verso i suoi. Tanto che dopo aver predicato nella sinagoga, il giorno di sabato, subito dopo entra nella casa. I due fratelli, Simone e Andrea, dove c'era la suocera di Simone che stava male. È molto significativo questo aspetto. Quanto è importante vedere che Gesù, anche in questo Vangelo di Marco, inaugura un nuovo tempo. Se nella sinagoga aveva portato la parola, la legge, e l'aveva resa carne, cioè aveva guarito, aveva liberato per mezzo della sua parola con autorità, ecco che oggi vediamo che Gesù entra in una casa. Gesù non è solo nella sinagoga, Gesù non è solo nel tempio, Gesù non è solo nella chiesa, Gesù viene a trovarci, viene a visitarci, entra nelle nostre case. Questo è il messaggio importantissimo di oggi. Gesù viene nel tuo ufficio dove lavori. Gesù viene nella tua auto, nel tuo mezzo, dove tu ti sposti. Gesù è con te. Gesù si fa vicino a te. Ascolta il tuo grido dove tu sei. Vede le tue infermità e vuole intervenire. Infermità nel tuo cuore e nel tuo corpo. Tanto che oggi vediamo che quando le presentano la suocera di Simone, Gesù va da lei, prega, avvicinandosi, l'alza prendendola per mano, la febbre non c'è più. C'è una semplicità in queste azioni di Gesù Cristo. C'è una semplicità, una umiltà quasi non speciale, non soprannaturale. Gesù vive, prende per mano colei che aveva la febbre, che era malata fortemente, immediatamente guarisce. Fa parte della ordinarietà, della fede nel Vangelo di Marco. Gesù guarisce. Gesù è vivo. Quella ordinarietà
che anche noi cristiani oggi dovremmo sperimentare e vivere. Quando Gesù passa, quando lo lasciamo entrare nelle nostre case, perché molto spesso gli chiudiamo la porta in faccia e gli diciamo: perché Gesù non fai nulla? Perché noi abbiamo chiuso il nostro cuore, non abbiamo avuto fiducia in Lui, nella sua capacità di intervenire, perché ci ama, perché è misericordioso. E poi, venuta la sera, dopo il tramonto, terminato il giorno dello Shabbat, li portavano tutti i malati, gli indemoniati. Tutta la città si riunisce davanti a quella casa, davanti alla porta. Perché? Perché hanno fiducia. Non solo perché vogliono vedere cose, noi diremo oggi, soprannaturali, miracoli. Perché hanno fiducia in questo Gesù di Nazareth. E li portano i malati, gli indemoniati, perché credono che Gesù può intervenire, altrimenti rimanevano a casa loro. Quanto difficilmente oggi viviamo queste situazioni in cui andiamo da Gesù. Prendiamo le medicine, ci facciamo curare e va bene, ma Gesù dov'è? Facciamo una preghierina: Signore, aiutami. Queste persone che avevano meno disponibilità di noi oggi, di farmaci, di medici, sono andate direttamente da Gesù, sono state guarite, hanno avuto fiducia. Ecco, il Vangelo oggi ci spinge, anche noi oggi, a credere. Come dice la lettera agli Ebrei, al capitolo 13, versetto 8, che Gesù è lo stesso, ieri, 2000 anni fa, oggi, sempre. Questa è la parola sua, che è vera. Non è un Gesù dei primi tempi, delle prime chiese. Sì, era bello. Avrei voluto vivere anch'io al tempo di Gesù per essere guarito, aiutato, liberato. Gesù è lo stesso, ieri, oggi e sempre. E ascendendo al cielo, Gesù dice: nel mio nome imporrete le mani ai malati ed essi guariranno. Ecco la buona notizia. Gesù guarisce anche oggi. Amen? Gesù interviene nella nostra vita. Se non interviene, non è Dio. Ma siccome è Dio, interviene. Perché a volte non lo vediamo, come mai? La porta del nostro cuore è chiusa. Andiamo da Lui non in comunione con Lui, non perché lo amiamo, ma forse solo perché abbiamo bisogno, o solo perché siamo nella disperazione. Gesù è il nostro amico. Gesù viene a trovarci oggi, nella nostra vita, nelle nostre case. Apriamogli, permettiamogli di risanarci, di toccarci, e saremo davvero guariti. Questa è la buona notizia di oggi. Quella che anche in questi giorni, in questo mese di gennaio, proporremo con il corso Gesù guarisce il tuo cuore. Perché davvero Gesù guarisce. Un corso che faremo sia qui a Strona sia a Torino. Quanto è importante pregare, proclamare la sua parola ed essere risanati. Signore Gesù, benedetto tu sei e benedetto è il tuo nome. Veniamo a te oggi, così come siamo. Con le nostre malattie, con le nostre infermità, nei nostri cuori e anche nei nostri corpi. Vogliamo presentare a te anche quelle persone che amiamo, che hanno il cuore indurito, che hanno delle malattie davvero dure, difficili da guarire. Signore, presentiamo quindi la nostra vita, i nostri cari, delle nostre famiglie, i nostri amici. Tu sei il Signore. Guariscici oggi, entra, noi vogliamo aprirci a te, aprire il nostro cuore, aprirci alla tua grazia, alla tua misericordia, risanaci, toccaci con la tua mano benedetta. A te Gesù sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Ecco perché oggi con gioia vogliamo proclamare tutto il giorno questo bellissimo slogan: Gesù guarisce anche oggi. E questo è il buon messaggio, la buona notizia che tu puoi dare ai tuoi amici e alla tua famiglia. Pregate insieme, preghiamo insieme, perché Gesù è vivo e anche oggi interviene nelle nostre vite. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani. Ciao! Carissimi amici, volete sperimentare la potenza di Dio che libera e guarisce il vostro cuore? Vi invitiamo ad una giornata di guarigione interiore, dove Dio libererà il tuo cuore oppresso, scoraggiato, indurito e porterà la libertà. Domenica 14 gennaio a Torino e domenica 4 febbraio a Strona.